in my tone. You can't step to my throne. Something you can't tame, cause I break the chains. Can't control me. I got the power. I got the keys. Cause I break the chains. They try to hold me. I'ma push back. Just wait and you'll see. Oggi giornata con Aprilia a Misano, una giornata fantastica come tutte le volte che si sale in moto con tanti amici e con delle moto serie. Una giornata fantastica, c'è bel sole e ovviamente tanti amici del paddock e non. Oggi Aprilia All Star, bellissimo a Misano, giornata spettacolare, molto molto bella. Nella mia lunga carriera ho coronato un grande sogno, vinto un mondiale 250 con Aprilia, quindi l'Aprilia alla fine mi è rimasta nel cuore. Due turni in sella alla MotoGP e ho capito che faccio bene a fare il giornalista e a godermi le moto da amatore. All Star è una giornata emozionante. Abbiamo provato anche le moto del passato, abbiamo provato le ultime novità in casa Aprilia. È bello rivedere tante facce conosciute che hanno reso importante questo marchio. Aprilia ha mantenuto lo spirito racing. Abbiamo provato tutte le moto, dalle piccole 125 fino alle 1100 e sono tutte super divertenti. La RSV4 è una moto che mi ha dato una confidenza incredibile. Abbiamo provato le nuove RS660 che sono davvero molto divertenti, molto belle. Ho provato anche la versione del trofeo e mi ha davvero affascinato, mi sono divertito come un bambino. La moto di produzione che mi ha rapito decisamente il cuore è stata la Tuono 1100 Factory. Praticamente con tutte le moto che abbiamo in catalogo, dalla mia MotoGP fino a motostradale, ho provato anche la 250, che erano più da 10 anni che non usavo una due tempi. È stato veramente molto molto divertente. Sorridevano gli occhi quando sono salito sopra, che non guidavo da 20 anni e più, però l'emozione è la stessa. Era già bello sentirla cantare e danzare in mezzo ai cordoli, insomma è stata veramente una grande emozione. La sua storia l'ha fatta, i mondiali a casa li ha portati e viva Aprilia! Per me Fausto è stato una persona speciale perché comunque
Ci ho corso insieme, quando ho vinto il mondiale io ho fatto secondo lui, ce la siamo giocata all'ultima gara, è stato un amico, ci siamo battagliati. Sono particolarmente legato a lui, lui era il mio manager, era un amico, un punto di riferimento. Un grande, un nostro amico, un mio amico, Fausto Gresini, che purtroppo non è più con noi. Probabilmente non colmeremo mai questa sua mancanza, ma il piccolo gesto che potevamo fare ovviamente è stato mandato al cielo. Parte del mio tempo è in sella. Ti senti libero. Sensazione stupenda, meravigliosa. La moto che ho guidato era l'RS660, era stato fighissimo, bellissimo. Mi ha proprio accompagnata, nonostante fosse la prima volta. Per salire in moto con Andrea Iannone. Devo dire che sono molto contenta perché è una bella scarica di adrenalina, ma un po' sono terrorizzata. Vuoi fare un lato? Avevo a disposizione tanti mezzi, ma ho scelto il monopattino perché ero deciso di non far sfigurare certi piloti professionisti e andando un po' più lento loro hanno la possibilità di performare. Passi giornate come questa dove sali in moto all'autodromo di Misano e ti rendi conto proprio quanto sia facile lasciarsi contagiare dalla passione per le moto. Ragazzi, vi aspetto per l'edizione 2022, sarà una cosa incredibile, ok? Sono stati due giorni qui a Misano insieme ad Aprilia, bellissimi, ci siamo divertiti tanto, c'erano tanti amici, tanti piloti, ex piloti. Ragazzi, vi assicuro che è stato fantastico. Forza Aprilia. Ci vediamo tutti all'Aprilia Star 2022. Prossimo anno, 2022, sarà ancora più bello perché ci sarete voi. Vi aspettiamo col pubblico. Ciao!